I giudici egiziani riesamineranno questo mercoledì la richiesta di rilascio di Hosni Mubarak. Lunedì è caduta una delle accuse di corruzione contro l'ex presidente e un'altra potrebbe essere rapidamente archiviata. Il suo avvocato nega che questi ultimi sviluppi siano in relazione con l'allontanamento dei fratelli musulmani dal potere. Le precedenti sentenze favorevoli a Mubarak o ai suoi figli sono state emesse quando i fratelli musulmani erano al potere. La magistratura non ha niente a che fare con la politica. Il giudice esamina un caso e decide se merita la scarcerazione o la detenzione. La politica non c'entra niente. Contro Mubarak rimane in piedi l'accusa di aver ordinato l'uccisione di manifestanti nelle rivolte del 2011, ma in questo caso, nell'attesa della sentenza, non è richiesta la detenzione cautelare dell'imputato, che potrebbe quindi tornare in libertà.